andavo qui. Mi ricordo che stavo chiacchierando con i ragazzi, con Melania, con il titolare Claudio, finché poi ho visto la prima fiamma uscire dietro la testa di Melania e in contemporanea stavo a telefono con mia mamma. Da lì poi il boato, lo scoppio. Lei è Simona e quel 5 giugno di più di un anno fa si trovava proprio a pochi metri dal furgoncino che in pochi secondi si è trasformato in una bomba devastante. Via Madonna del Rosario diventa in pochi attimi un campo di battaglia, una scena da post-bombardamento dopo l'esplosione di una bombola di gas in una rivendita di polli allo spiedo allestita su un furgone nel mercatino che si svolge settimanalmente nei pressi della stazione centrale. Simona, allora incinta all'ottavo mese, viene investita in pieno dall'esplosione. I suoi ricordi di quel momento e di quelli successivi alla tragedia sono lucidi, fotografie di un dramma che ha sconvolto un'intera città. Mi sono rialzata e mi sono messa sulle ginocchia e da lì ho iniziato a spegnermi, capendo la gravità della situazione perché bruciavo. Ricordo che ho avuto subito la consapevolezza della gravità della situazione, quindi sono andata a rifugiarmi, diciamo, al di fuori delle bancarelle e mi sono appoggiata in quel cancello. Avevi il pancione? Sì. In che mese eri? E all'ottavo. Cosa hai pensato? Non lo so cosa pensavo in quel momento, sinceramente. Non so nemmeno se pensavo. Forse quel pensiero di sopravvivenza. Quindi cercavo in quel momento solo di allontanarmi perché pensavo in un secondo scoppio. Quindi il mio pensiero in quel momento era solo quello di evitare un ulteriore scoppio, appunto. Nonostante le ferite, Simona si fa forza e cerca di darsi aiuto da sola, mentre intorno a lei il panico aveva ormai preso il sopravvento su tutti i presenti. Da lì tutte le urla, un fuggi-fuggi. Finché poi mi sono riposata, tra virgolette, qualche minuto e mi dicevo quello che pensavo, reagisci o rimani bloccata, perché in quel momento non c'era nessuno che pensava a darmi aiuto, insomma, perché ognuno ovviamente erano sconvolti, ognuno di loro appunto erano sconvolti, quindi io rientro e intanto cerco un telefono, perché il mio telefono in quel momento con lo scoppio sarà volato. Io chiedevo aiuto, solo che tra la confusione, tra la paura che aveva la gente, non si sono focalizzati nel darmi immediatamente aiuto. Sono andata dalla signora Margherita, se non sbaglio, e le ho chiesto il telefono e di darmi appunto aiuto. Chiamo casa. Chiamo casa, mi risponde mia zia, che da quel momento poi mi passa mio marito. E da lì cerco di spiegargli la situazione, anche se non comprendeva quello che fosse accaduto in quel momento, perché pensava ad un incidente. Poi in un secondo momento mi spiegava che non ero molto chiara nel spiegargli appunto la situazione. Ero incinta. Quindi da lì i primi soccorsi al pronto soccorso finché non mi hanno trasferita al terzo piano. Quindi c'era tutta l'equipe di ginecologia che ringrazio tutt'oggi perché sono stati eccellenti e niente. 5 settimane di sofferenza e di speranza fino al giorno più temuto e più bello, il momento del parto. Ho passato quelle 5 settimane in ospedale a Palermo. Poi ritorno a casa e quindi ho avuto, tra virgolette, qualche giorno per respirare, per poi intraprendere subito, sempre in gravidanza, la riabilitazione che l'ho iniziata quasi immediatamente al ritorno. E da lì non lo so, perché comunque era quel momento di silenzio mio, mi ero chiusa abbastanza dentro.
dentro me stessa, finché poi è arrivato il giorno della nascita di Enea, con molta paura. Avevo, come si suol dire, accantonato, tra virgolette, il dolore che provai comunque in quelle settimane in ospedale. Sono subentrate queste nuove paure, come se fosse quasi la prima volta di partorire, e ricordo che mi trattenevo quasi, quindi e tenevo tutto dentro. Anche durante il travaglio non parlavo, non dicevo nulla, finché poi in realtà in mezz'ora è nato Enea, forte, 4 kg passate di bambino, e forse è stato uno dei giorni più belli. Da lì veramente ho capito di aver affrontato l'ennesima paura e i dolori, cioè io avevo paura dei dolori più che altro, quindi dico un'altra sofferenza, invece in realtà è come se i dolori in quel momento fossero spariti e qualcuno mi ha dato quell'aiuto in più per far nascere Enea da sola. Si chiama Enea come un guerriero? Come un guerriero, anche lì diciamo tutto un destino, perché il nome lo avevo scelto qualche settimana prima della tragedia, insomma. Come è cambiata Simona in quest'anno? Come sono cambiata? Inevitabilmente si cambia. Non mi sento più la Simona di prima, purtroppo. Ci sono state situazioni in cui involontariamente ho allontanato, per mia volontà, delle persone. Mi sono chiusa molto in me stessa e subentro un po' di strafottenza, non verso il prossimo, ma verso la vita. Quel giorno tragico che ha cambiato la vita di Simona ha portato via due donne, Tiziana e Giuseppa. Nel piazzale c'è una lapide per ricordarle. Simona le vuole ricordare così. Loro stavano a Palermo con me, no? Quindi specialmente con la famiglia della signora Sciglio c'era molto contatto. Penso che potevo stare al loro posto, cioè poi specialmente con la signora Tiziana, quello che io ho conosciuto il marito tempo fa, l'anno scorso più che altro, quando l'ho conosciuto ho avuto quasi quel senso di colpa di dire io sto qua, lei non c'è più. Però ovviamente non è colpa mia, è stata forse una reazione istintiva mia, che anche lei lascia 3 figli maschi, quindi dico, cioè a me è arrivato il terzo, non lo so come spiegare sta cosa. Quindi l'ho presa male. Un intreccio di destino. Sì, esatto. E purtroppo potevo starci io al loro posto, cioè assolutamente sì, perché non è che mi sento fortunata, molto di più. Oggi come ti senti? Ma oggi sto bene. Sto bene. Il trauma non è svanito, ma si sta allontanando. Però rimangono quelle cicatrici interne. Quindi anche nel carattere. O ti fortifichi o ti indebolisci. Io mi sento più forte in alcuni aspetti, un po' più debole in altri. Mi sento quasi peggiorata alcune volte in peggio, mentre in altri casi magari come se fossi migliorata. Su alcuni punti di vista vedo le cose in modo diverso. Oggi Simona è una mamma felice. Sì, loro sono la mia vita, quindi mi dedico completamente a loro. È solo un brutto ricordo, quindi dopo questa credo di poter affrontare la qualsiasi. Quindi battaglia vinta e quindi sì, su questo punto di vista mi sento molto forte, quindi da poter affrontare veramente la qualsiasi.